Oggi siamo allo stand La Sportiva con Tobias che ci fa vedere le novità trail running per l'estate 2025. Ciao Tobias. Ciao a tutti, ciao Riccardo, ciao a tutti. Allora oggi vi raccontiamo la novità dell'S25 per il trail running che è Prodigio Pro. La vedete qui, è pensata, scarpa pensata per l'ultra, per il massimo performance. L'obiettivo è quello di offrire ai nostri atleti e a tutti i nostri clienti il prodotto più performante per fare le gare di lunga distanza. Abbiamo una suola in Friction White, che è il materiale che dà il massimo in termini di prestazione su grip e trazione, e soprattutto il disegno della suola con la parte anteriore nella zona metatarsale amplificata lateralmente per garantire perfetto grip anche nei traversi più tecnici. Poi una intersuola di ultima generazione che si chiama X-Flow Speed, che nasce da quello che è l'X-Flow che oggi utilizziamo nel mondo prodigio, ma amplificato. L'obiettivo era quello di aumentare il livello di reattività e quindi abbiamo creato un'intersuola in due unità, con una unità base che è in X-Flow e invece il cuore centrale in X-Flow Speed. Questo materiale qui è un materiale nitro infuso a basso poliuretanico, per cui ha un ritorno di energia pazzesco, e insieme lavorano come un'unità unica che amplificano al massimo il ritorno di energia. E un altro elemento interessante che abbiamo è la nuova soletta, che anche questa è in X-Flow, quindi stesso tipo di materiale, la risposta a livello di reattività è ottima. E l'ultimo elemento invece è la costruzione della base della tomaia, togliendo lo strobel board, che è questo filtro che solitamente serve per incollare le tomaie all'intersuola, per garantire un rendimento senza filtri, quindi quello che sente il piede sarà sempre quella sensazione di reattività e di ritorno di energia amplificata al massimo. E poi ultimo elemento validissimo, nuova tomaia che si chiama Power Wired, che è un lavorato a basso poliuretanico, quindi lavorato attraverso calore, che rende questo materiale estremamente resistente, che ha una capacità di asciugarsi in modo molto veloce e soprattutto dove possiamo applicare dei cavi in poliuretano che aumentano la resistenza nei punti più necessari. Per esempio abbiamo delle linee di contenimento che garantiscono tenuta a livello torsionale, a livello di calzata. L'obiettivo è quello di poter trasmettere la forza terra nel modo più dinamico e efficace possibile in una gara di ultradistanze. Perfetto, allora ti faccio io una domanda rispetto alla Prodigio uscita quest'anno. Sì. Questa come si posiziona? Allora, la posizioniamo come Prodigio e trasversale, serve per tutti i trail runners che vogliono fare distanze lunghe. Qui invece andiamo a cercare il massimo della performance, per cui chi vuole migliorare al massimo il proprio personal best in gare di ultradistanza, questo è il prodotto indicato, è quello che daremo ai nostri atleti l'anno prossimo per le gare, è quello con cui noi cercheremo di alzare l'asticella a livello tecnico. Okay. Sì. Ok, perfetto. Allora, ultima domanda, ti chiedo il peso innanzitutto e poi se mi sai dire anche quanto uscirà al pubblico. Ok, parliamo di 255 grammi per la versione da uomo, 225 per la versione da donna e uscirà a 200 euro al pubblico. Quindi, sia versione uomo che versione donna. Assolutamente sì, prezzo super competitivo, sarà noi crediamo il punto di riferimento l'anno prossimo nelle gare di ultra. Perfetto, grazie mille Tobias, voi restate con noi perché adesso arriva anche la parte di trekking e alpinismo.